Dunque, è scattata dalla mezzanotte la possibilità di prenotare e scatta proprio in queste ore la possibilità di effettuare i vaccini pediatrici anti-Covid anche in Abruzzo, bambini dai 5 agli 11 anni, hub già pronti. E quindi è questa la notizia di apertura del nostro telegiornale in collegamento in diretta con la stazione di Pescara Porta Nuova, l'hub principale della città di Pescara, la nostra Antonella Micolitti con le ultime novità, insomma, l'attesa di quello che accadrà di qui a un'ora. Antonella, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Rettore, buon pomeriggio ai telespettatori del TG8. Hai detto bene, alle 3 inizieranno le vaccinazioni in quest'hub per i bambini più piccoli, dai 5 agli 11 anni. Potete vedere che Andrea Berardinelli ed io, però, non siamo all'interno né di un asilo né di una scuola, ma di un centro vaccinale anti-Covid, perché l'ASL di Pescara ha fatto questa scelta, un percorso alternativo dedicato proprio ai bambini per ricreare un ambiente più familiare. Tutto questo grazie al prezioso aiuto della dricessa Olus e della sua presidente Carla Panzino. Ci sono poster, giocattoli, insomma tutto per rendere più accogliente, l'attesa di questi bambini e soprattutto per i genitori, magari che sono più preoccupati dei bambini stessi. Ci sono due linee vaccinali al momento nella sede di Pescara Porta Nuova, che è proprio adiacente all'altra sede rivolta, per così dire, alle persone più adulte. Noi poco fa abbiamo intervistato il referente della campagna vaccinale per l'ASL di Pescara, il dottor Di Luzio, che si è detto ottimista anche circa le prenotazioni di oggi. In provincia di Pescara sono 18.000 bambini vaccinabili e Di Luzio ha precisato già se si raggiungeranno i 5-6.000 vaccinati, beh, questo è un numero importante. Si è poi rivolto ai genitori affinché possano portare i bambini alla vaccinazione anti-Covid in tutta tranquillità. Io, non voglio togliere tempo al dottor Di Luzio, quindi se tu sei d'accordo manderei la sua intervista. Sentiamo. Dottor Di Luzio, insomma, da oggi al via i vaccini per i bimbi dai 5 agli 11 anni. L'ASL di Pescara ha fatto una scelta. Qui a Pescara, Porta Nuova, c'è un percorso alternativo, una sede alternativa rivolta proprio ai più piccoli. Perché? Perché è bene dedicare a loro uno spazio tutto quanto personale, per loro solamente, anche per garantire la sicurezza della vaccinazione. Pescara ha fatto una scelta mista, ha creato un hub vaccinale e poi abbiamo dedicato anche delle giornate presso il servizio di vaccinazioni della ASI Pescara, che è sito in via Renato Paolini 47. Ecco, quando resterà aperto il centro? Quali sono gli orari per quel che riguarda le vaccinazioni per i bambini? Questo centro alle mie spalle sarà aperto dal lunedì al venerdì, il pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Il tempo dipenderà dalle prenotazioni. A proposito di prenotazioni, ancora presto per fare un bilancio, ma già ci può dire qualche numero? Ma i numeri, inizialmente abbiamo scelto di non fare tantissime dosi per vedere i tempi, le modalità del percorso, però devo dire che siamo ben contenti perché abbiamo già riempito le slot per la metà della prossima settimana. Quindi ai più scettici, ai genitori magari che sono un po' più recalcitranti, cosa dire? Di vaccinare i bambini. D'altronde i bambini hanno fatto tutte le vaccinazioni obbligatorie pediatriche e questa è uguale alle altre vaccinazioni. Adesso è per il Covid, ma insomma, è importante vaccinarli. E poi soprattutto in un ambiente accogliente come questo, tra l'altro una grande mano vi sta dando anche la dricessa. Sì, colgo l'occasione per ringraziare la Dricesta, la presidente, Carla Panzino, perché ci sta dando una grande mano nel rendere più accogliente e a misura di bambino il hub vaccinale. Dottore, le ASL sono indipendenti, l'ASL di Pescara però ha scelto anche altre sedi che verranno aperte qualora ce ne fosse bisogno nella provincia. Sì, gli altri hub vaccinali, cioè quello di Città Sant'Angelo, di Scafa e di Penne, avranno delle giornate dedicate esclusivamente dei bambini, per i bambini. Poi, a seconda della risposta alla domanda di vaccinazione dei bambini, stiamo pensando di allestire dei percorsi giornalieri in questi hub dedicati esclusivamente ai bambini. Si parte oggi, l'orario alle 3, cosa si aspetta? Mi aspetto i bambini che vengono a vaccinarsi, contenti e sperando anche che il posto sia accogliente per loro.
Allora aspettiamo questi bambini in arrivo, li aspetterà sicuramente Antonella Micoliti e poi nel TG Sera ci darà un aggiornamento, insomma, per vedere come sono andate le prime sensazioni di questo pomeriggio. Ma Antonella, allora prima di salutarci vogliamo fare il punto anche su qualche altra notizia? Sì, una particolarità. Innanzitutto qui si respira una certa tranquillità e quindi, come dire, vaccinazioni col sorriso, anche per la presenza di animatori, per la presenza di questi poster, dei giochi, ovviamente dei medici vaccinatori, dei volontari, anche della dricesta e via dicendo. E poi il dottor Di Luzio ci ha mostrato questa piccola chicca, questo attestato di coraggio. Ci ha detto, non è stata mia, benissimo, ma di un medico vaccinatore odontoiatra, questo attestato di coraggio che verrà consegnato a ogni bambino o bambina che si vaccinerà per come ha affrontato la pandemia e per come ha affrontato la vaccinazione anti-Covid. Quindi un messaggio di speranza, anche di tranquillità per i genitori e non solo per i più piccoli. Se non hai domande da studio, Carmine, io ti restituirei la linea in attesa appunto della partenza delle vaccinazioni qui nell'hub vaccinale di Pescara Porta Nuova.